dagli altoparlanti dello stadio Erasmo Iacovone si alza l'urlo che solitamente accompagna quando c'è il pubblico l'ingresso in campo delle due squadre, e cioè il classico coro quando l'urlo s'alzerà, mentre vediamo che sta entrando sul rettangolo di gioco l'Altamura Calcio con la sua divisa biancorossa. Fa il suo ingresso in campo anche il Taranto con l'altrettanto tradizionale casacca rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini calzettoni blu con risvolto rosso. Sarà il Taranto con Corrado a battere il calcio d'avvio, partiti in questo istante. Ma tutti, attenzione in anticipo sull'avversario, ruba palla, prova a venire in avanti, palla al piede, il camerunense parte il traversone, il portiere con i pugni allontana. La sovrapposizione di Boccia che viene servito adesso può andare al traversone, il numero 2 parte il cross, Corrado, bella questa azione, la prima degna del essere annotata. La sfera che termina nei pressi della bandierina dall'altra parte. Cross di Lucchese, il colpo di testa di Boccia e poi quello di Gambuzza da due passi sul fondo, brivido per la retroguardia ionica. Gambuzza di testa, allontana poi Matute. Pallone di sinistro, alto, buono il lavoro di Kelvin Matute. Boccia che alza lo sguardo, preferisce servire Matute che poi effettua un traversone. Versienti, gran bella girata sul fondo. Marsili, pallone che termina alto e Matute carica il destro, attende l'arrivo di qualcuno, poi da Corrado che prova a metterla in mezzo e non c'è calcio d'angolo, no. Marsili. Tissone prova a lanciare lungo in profondità nel duello in velocità, Corrado e Pantano, attenzione a Corrado e poi attenzione, pallone in rete, Gaston Corrado, il Taranto in vantaggio, è andato caparbiamente su questo pallone e all'ottavo minuto il Taranto è passato in vantaggio proprio con Corrado. Nel frattempo c'è ancora l'Altamura che viene in avanti con Spano che fa partire un traversone e il pallone colpito di testa da Tedesco termina di un soffio al lato. Marsili che è andato in lunetta, parte il traversone, il colpo di testa di Silvestri, palla alta sulla traversa, dunque nulla di fatto. Corvino che va nei pressi della bandierina e in questo istante l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, il Taranto conquista tre punti importantissimi per il proseguo del campionato, dunque grazie ad un gol di Corrado all'ottavo minuto della ripresa il Taranto torna al successo allo Iacovone nella giornata, nella domenica forse più importante di questo finale di campionato.